Eccoci qui con Antonio Danese a Villanecchi alla Portalupa, nel cuore del Parco Fluviale del Ticino, un luogo meraviglioso, no? Antonio, tu sei un cuoco che è nato a Napoli. Sì. Come sei arrivato qui nel Ticino? Ho fatto la scuola alberghiera a Napoli, mi sono diplomato e poi subito dopo mi sono, come si suol dire, buttato nella mischia. Ho iniziato le mie prime esperienze in Campania, poi ho avuto qualche parentesi all'estero per approfondire un po' il discorso della pasticceria e poi mi sono trasferito qui in Lombardia. Sono qua da 14 anni ormai. Da 5 anni abbiamo iniziato questo percorso di ristorazione di qualità qui a Villanecchi alla Portalupa, dove proviamo appunto a cercare di coinvolgere i nostri ospiti attraverso un cibo di qualità. Che cosa caratterizza la tua cucina qui? Sicuramente le esperienze, i prodotti della mia terra, i prodotti del territorio che mi ospita adesso e sicuramente la curiosità attraverso la voglia di conoscere nuovi prodotti. Quindi tu mescoli un po' la tua cultura partenopea, la cultura dei grandi prodotti del sud con i grandi prodotti del nord. Immagino per esempio il riso. Assolutamente sì, diciamo che il riso è il fil rouge della nostra identità e del nostro menù. Ovviamente siamo all'interno di un territorio che ha come prodotto predominante il riso, inteso come risotto, ma ad esempio anche utilizzato in pasticceria. Abbiamo realizzato una ricetta tipica campana che è la pastiera, sostituendo il grano utilizzando ad esempio il riso. Come definiresti il tuo stile in cucina? Lo vedo cambiare io stesso a seconda delle stagioni che passano e degli anni che passano e attraverso la voglia di realizzazione di nuove ricette e di piatti sempre più fatti in maniera perfetta. Ecco, abbiamo parlato di evoluzione. L'evoluzione in cucina è l'evoluzione della cucina. Tu lavori in una cucina che ha un bel numero di anni ed è ancora in forma, no? Assolutamente, questa cucina ha 10 anni. Ed è per fortuna ancora bella, resistente, durevole e affidabile. E quindi è la cosa fondamentale per noi chef, no? Trovarci a lavorare all'interno di una cucina che sia progettata in maniera adeguata, con una dislocazione delle attrezzature fatta su misura del lavoro che si intende svolgere. Ci troviamo a gestire all'interno della stessa cucina più eventi in maniera simultanea. Questa cucina si deve adattare a tutte le varie circostanze. Cos'è che non può mancare assolutamente nella tua cucina? Sicuramente i fornelli. I fornelli sono quelli che danno più emozione, no, allo chef. Ecco, a proposito di protagonisti delle ricette, qual è l'ingrediente che tu ami di più cucinare in assoluto, se c'è? Sicuramente tutti i prodotti della mia terra, perché ricordano la mia infanzia, la mia storia. Però se dovessi definire un prodotto preferito, è sempre il prossimo che scoprirò. Quello che mi permetterà di imparare una nuova tecnica, una nuova ricetta. Per quanto concerne invece il tuo futuro, come lo vedi? Dove ti vedi fra 10 anni? Il mio futuro lo vedo magari qui, sempre a Villanecchi alla Portalupa, avendo magari ottenuto dei risultati per i quali stiamo lavorando con enorme sacrificio tutti i giorni. Come affronti tu gli imprevisti in cucina? Cerchiamo sempre di sopperire agli imprevisti mettendoci in gioco in prima persona, quindi non fermarsi magari al malfunzionamento di un'attrezzatura, ma cercare di sostituire il malfunzionamento dell'attrezzatura con l'intelligenza dell'operatore, del professionista. Quindi il luogo fisico, cucina e l'impianto in questo caso ha un'importanza fondamentale. Deve essere affidabile, duraturo, costruito con materiali robusti, però ovviamente a condurre questa macchina ci deve essere sempre l'intelligenza e la personalità dello chef, dell'operatore, della sua squadra ovviamente. Senza la squadra, ovviamente, senza il team, il risultato purtroppo non lo si raggiunge mai. Che cosa diventerà la cucina italiana nei prossimi anni, secondo te? Io spero che la cucina italiana diventi sempre di più una cucina vera e quindi una cucina che non si lasci trascinare, trasportare sempre e comunque dalle mode, quindi affidandosi, per quanto riguarda la ristorazione di qualità, ai piccoli produttori, alle materie prime di qualità, che diventi sempre di più una cucina vera, reale e legata al territorio. Bene, Antonio Danese, Villanecchi alla Portalupa, grazie. Grazie a voi. E buon lavoro. Grazie.